Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con l'episodio della domenica, quindi classifica ancora parziale. Andiamo a aprire il Food Champions, con noi c'è sempre l'insostituibile Alessandro Ale Fabio e una new entry, Fabio Milan 2 Milan. Milan, Fabio ciao. Milan. Ciao Fabio, è un grande onore averti qui con noi, finalmente. È una grande richiesta. Andiamo a vedere la top 100. Siamo molto contenti di vedere Benedict Salzer in prima posizione, visto che l'abbiamo fatto ieri. Poi, Abbiamo fatto proprio il video ieri, che abbiamo l'abbiamo beccato portato dalla... bene. era in 98esima posizione, adesso lo ribecchiamo in prima, quindi siamo molto contenti. E... Beh, magari è parziale, perché vabbè, magari magari ci domani, sono. ancora... domani non sarà più primo, però ha un punteggio molto alto. E in 17esima con 38 vittorie, quindi dal momento in cui abbiamo registrato le ha vinte tutte, circa... Quanti sono? 23 partite di fila? Le ultime Era 23? 25, mi sembra che era 25 lui. No, mi sembra che era 15 addirittura. Ah, addirittura prima, Sì, le ha perché vinte tutte venerdì consecutivamente. era 15 su 17, è andata a 38. Quindi speriamo Possiamo che... dire che gli abbiamo portato anche un po' di fortuna noi a sto Sì, punto. però speriamo che a sto punto mantenga la top 100, perché 38 non Sì, sempre arriva. Il punteggio abilità è molto alto, quindi abbiamo visto, ha incontrato in più. avversari molto validi. Poi, scorrendo un po' la top 100, purtroppo io non vedo altri italiani, non so voi se conoscete questi nomi, cioè, abbiamo cercato questo Sasi 2210 che parla 1 milione di lingue, tra cui l'italiano, quindi potrebbe essere italiano o un poliglotta. Poi c'era Masigno, che però dove, vediamo se lo troviamo. Zim, che abbiamo fatto la settimana scorsa, 36, Masigno, dove sta? Mi sembra pure lui a 36. Sì, ma ha fatto 36, ha fatto poco, Quindi dai. Cioè, poco, però. ecco, sta in 95esima posizione, entro un paio d'ore non lo troveremo più in top 100. Poi qua vediamo due pro in 98 e 99esima posizione, quindi neanche loro. Una top 100 molto con nomi, tante new entry. Non ci avete fatto caso, tutti forti. E noi avevamo selezionato per oggi Stefano Pinna, eccolo qua, 19esimo, 38 vittorie. Che dal nome sembra Dal nome sembra italiano, ma in italiano, realtà. non è italiano, abbiamo cercato, è belga, però guardate qua, dove sta? Eccolo, Anche se 19. quando sono andato a cercarlo sulle lingue dice olandese. Sì, dice che parla olandese, cioè noi sappiamo che è Evidente. belga soprattutto dal video del principe, che ha caricato un video, facciamogli anche pubblicità, chi se ne frega, una settimana fa circa, giusto? Sì, circa. Anche Sì, 10 giorni fa, dai. che ha fatto un'amichevole contro di lui. Oh, forse l'aveva addirittura incontrato in Weekend League, non lo so. E Ah, qua c'è può una essere, partita può essere. interessantissima contro, vediamo se riesco a pronunciarlo, Demon Shadow Q6R. Q6R non so Ma per quali lettere in stanno. teoria dovresti averlo detto giusto, in teoria. Sì. Un giocatore inglese, forse un pro player, non lo so, però sicuramente uno molto forte. Beh. Quindi carichiamo il video, top 100 contro top 100. Però vedete, stemma del Genk, quindi sì, belga, però si chiama AC Milan, Sì. quindi magari anche tifoso del Milan. Dai, io Ma mi sbilancio, dico sei che tifoso del Milan, io guarda, io non lo a tutte guarderei. le presentazioni. Allora, vediamo un po', abbiamo premuto start. Sì, vediamo subito le formazioni del primo giocatore. Attacco Ronaldo e anzi, non so se voi riconoscete il modulo, secondo voi è un 4-4-2 questo? 4-4-2, sì. In linea? Non è un 4-2-2-2. No, si vede, sono più No. stretti gli esterni al 4-2-2. Quindi questo modulo che ultimamente sta andando di moda, non so se avete incontrato il giocatore del Sì, ma secondo me lo 4-4-2, cambia. lo Guarda, cambia, e c'ha dopo Hazard a vedremo. centrocampo. Però non lo so, Mettere vediamo. Hazard da destra, Tra non un minuto so. ricontrolleremo. Difesa, ovviamente Ferdinand Blanc con De Gea in porta. Roberto Carlos. Roberto. Walk. Lo squadrone perfetto, diciamo. Chi gli manca? Il solito terzino destro, Sulla Walker o fascia Valencia, destra chi sicuramente ci dipende. metterà Hazard. Ma chi c'è meglio di Hazard? Non lo so. Sì, non molto originale, però squadra veramente perfetta. Andiamo a vedere Stefano Certo. Pinna, 4-2-3-1.
lui pure è un po' originale perché gioca con Mbappé e Jesus, quindi in effetti, però, con i buggatoni saranno sicuramente le loro versioni IF, cioè quelle che comunque costano anche un milione Mbappé, e mezzo dici, sicuramente Mbappé, no, vabbè, Mbappé magari lo sposterà sulla fascia, dopo vedremo. E Vieira, Gullit lo userà davanti alla difesa. Blank Ferdinand, stessa difesa con stesso portiere. Vediamo se è anche la stessa versione, sì, di Blank e Ferdinand. Cambia i terzini. I terzini, come avete visto, lui preferisce quelli fisici, quindi Alexandre e Valencia. Quindi facciamo un attimo partire la palla, quindi pochi secondi, e vediamo se cambiano le posizioni dei giocatori. Quindi ha fermato il tempo. E infatti Hazard sulla fascia mantiene il 4-4-2. E l'altro giocatore, solo un Mbappé trequartista. A sorpresa. Lo lascia. Sì, è rimasto così. A meno che non lo cambi al primo minuto, ma non credo, perché non avrebbe senso. No, non penso. Di solito subito li fanno. Sì, proprio perché non fa intesa con nessuno, Mbappé, che senso avrebbe? E quindi Jesus sulla fascia e Mbappé trequartista. Vediamo. Notiamo la panchina, Lozano, Son, Mertens, tutti attaccanti. E dall'altra parte sempre Lozano, Son e Matteus. Matteo è un fenomeno, provalo. È fortissimo Lozano. 84. Facciamo partire la partita, dai. No, io già so partire. Qua la palla Gullit, poi vediamo il giro palla del giocatore inglese col 4-8-2. Io non ho ancora visto partita di questi pro aspiranti pro, quindi vediamo lo stile di gioco. A parte quella contro il Principe, che ho visto su YouTube, il resto. Tu, Fabio, l'hai mai provato questo modulo? Sì. Secondo te può essere simile al 4-2-2? Vediamo quale sarà la strategia. Sì, perché comunque vedo Gullit che gioca centrocampista centrale, che si inserisce tantissimo. Quindi è buono per fare possesso palla. Forse è poco difensivo, però se tieni la palla tu può funzionare. Vediamo un po' qua Stefano Pinna. Anche lui usa molto la sua lancia, cioè togliamo sul passaggio di prima. Qua scoop turn e tiro con Ronaldo, ben fermato da Ferdinand. Meno male, se non era gol. Vediamo Jesus come si comporta sulla fascia. Io sinceramente non mi è mai capitato di incontrarlo sulla fascia, Jesus. Neanche io, sempre attaccando. Una scelta particolare. Gullit che parte da centrocampo e preme sempre L1X con Gullit per farlo scattare. Guardate, se ci avete fatto caso. Mbappé e Jesus davanti, cioè c'è una squadra in centrocampo assurdo. E poi non credo per risparmiare, perché quanto costerà Mbappé? Ora controlliamo. Ma aspetta, dipende di quale Mbappé stiamo parlando, perché se è quello in forma. Se è quello in forma, comunque 420.000. Vai. Ok. Quindi qua c'ha palla Belti, ti trovi? Ecco qua una bellissima azione che parte da sulla fascia, questo mi ricorda molto. Sì. Mi ricorda molto la splendida esultanza che adora Federico, questa, quando sì, una bimba minchia. Comunque dicevo, questo mi ricorda molto il giocatore di ieri, Benedict, che partiva dalla fascia e poi passaggio stile rugby dentro l'area di rigore fino a trovare l'uomo libero. E non va, però. Ieri abbiamo visto un sacco di kick-off glitch, oggi è riuscito a fermarlo il nostro amico inglese. Aspetta, perché ancora la partita non è finita. Dici, finché no. Attenzione, però.
Mamma mia, non ci credo. Non ci voglio credere. Ronaldo che sbaglia quei gol non lo vedo mai. Io ho notato che quest'anno lo script capita a tutti, penso, senza distinzione, completamente casuale. E conta un pochino, però non... Diciamo che si può dare quelle... Ma secondo te neanche quelle 2-3 vittorie in più ti può dare? Sì, quelle sì, quelle secondo me sì. Di più no, però. Ma... Però, dalle partite che abbiamo selezionato, alla fine abbiamo incontrato tutti con almeno 4 o 5 leggende, ma di quelle leggende pesanti, e parlo di Gullit, Blanc, Ferdinand. Gullit, Vieira, Blanc, sì, Vieira, quindi... Roberto Carlos, Ronaldo il fenomeno. Dici in panchina? No, ma io ne vedo. Qua attenzione, calcio di rigore, non so se sto un attimo avanti io. No, calcio di rigore. Oh, batte Bale, come mai? Gareth Bale dal dischetto. Io c'ho Bale, non gli ho mai fatto battere un rigore. Ah, cambiato ancora, Ronaldo. Dal dischetto, piano. E anche lui di dub. E ancora di dub, anche allora, l'avversario risponde, voglio vedere il replay. Incredibilmente. Voglio vedere il replay, sia del fallo. Sì, voglio vedere sia il fallo che l'esecuzione del rigore. Guardare il replay con me. Quasi ha sbagliato lui perché ha premuto. Ha cercato l'anticipo con Walker, ma non è riuscito. E Ronaldo, appena toccato, si butta. E facciamo partire la partita con palla Henry, Vieira. Siamo al 33esimo minuto, non so se ti trovi Ale. Io sì. Con palla Henry, punteggio di 1-1. Vediamo se si concretizza il kick off glitch. E sul primo palo Ronaldo subito 2-1. Quanti kick off glitch abbiamo visto? Troppi, impressionante, ma io spero che comunque lo correggeranno questa cosa. Non è che dobbiamo aspettare forza FIFA 19. Qua. Soprattutto questa cosa. Vediamo qua un altro kick off glitch. E Ronaldo al 37esimo. Sempre Ronaldo. Cioè Ronaldo è l'uomo del kick off glitch. Ieri ha fatto 5 gol su 9 gol che c'erano stati Ronaldo. E poi alla fine pure il sesto. 6 gol su 10. No. Sì. Ah, 6 gol su 10 ieri. Di cui 4 sul kick off glitch. Sì. Quindi appena detto che è arrivato davanti alla porta e sbagliava. Vabbè. 39esimo, ci siete? Ci sei Fabio? Che minuto sei? Fabio ha capito le regole, quindi ci si sta trovando. 40esimo. Qua palla Mbappé e Ronaldo. Vabbè, non ti preoccupare che a fine primo tempo. E 3-2. Ancora Ronaldo. Una bellissima azione. Te la spoilerò. Però intanto mi guardi il replay, così ti aspettiamo. Vediamo un po' la triangolazione. Ronaldo che la passa indietro a Vieira. Passaggio per Bale. Una bellissima azione. E 3-2 al 42esimo. Facciamo ripartire la partita. Vabbè, è stata comunque una bella azione. Una bella azione, dai, gol. Meritato. Non so se questo fa parte sempre del kick off glitch perché è passato pochissimo tempo, però non credo, dai, questo no. Ma potrebbe anche essere. Potrebbe essere. Comunque partita. Però non diamo, dai, non diamo solo il merito al kick off glitch, dai. No, vabbè, io ti ripeto, loro lo riescono a fare perché sono forti. Io non ci riesco, però 5 gol al primo tempo. Ma ormai pure io, cioè. Solo Rasoterra e soprattutto. Soprattutto Rasoterra a giro, poi hanno dato. Ormai tutti hanno capito che bisogna tirare. Finisce il primo tempo, vediamo un po' le statistiche. 2 tiri, 2 gol per Damon. Stefano Pinna, 4 tiri, 3 gol.
non ci sono stati cambi di formazione al momento. E per 56, me possesso 56% possesso palla, quindi più controllo del giocatore che sta vincendo. Ripartiamo, via. Ecco, Matteo Ronaldo. Qua avete qualche commento particolare sullo stile di gioco di entrambi i giocatori? Alessandro, Fabio. Ma sinceramente non mi ha impressionato nessuno dei due fino adesso. Come nel frattempo il Golden Boot. E infatti, guardate qua il 4-2, Mbappé, un altro tiro da su terra a giro. Mbappé che da trequartista si conferma, cioè si conferma, si scopre decisivo. Lo proveremo? Non è vero, io penso non lo proverò mai quel ruolo perché non me lo compro. Però il trequartista neanche io non lo metterò. Ma sì, pure perché non mi fa intesa verde con nessuno a parte con Neymar, però boh. Messo in mezzo a quattro leggende, a sto punto c'è di meglio di Mbappé, dai. Direi i tiri a giro rasoterra, vero? Sì, ho notato anch'io. Poi vabbè, con questi mostri è più facile segnare, però De Gea ogni tanto qualche parata potrebbe fa. Se guardiamo qua la gestione del possesso palla col 4-2-3-1, mi sembra, no, io penso che dobbiamo notare molto la fase difensiva di questa partita. Ah, c'è una sostituzione, è uscito Hazard, è entrato Matteo. Mettiamo un attimo in start, vediamo un po' se ha cambiato modulo. Avrà cambiato modulo secondo me. Infatti è passato al 4-2-3-1 con Gullit trequartista. Sì, mi sembra anche la cosa più intelligente, perché guardando la partita il 4-2-3-1 sembra si sposa a meraviglia anche col 4-4-2. Non so, facciamo ripartire. Sì. Facciamo ripartire il video a 53-21. Speriamo di essere sincronizzati. Fabio ci sei, neanche te lo chiedo più, visto che hai imparato. Dicevo, questa scelta tattica di passare al 4-2-1 penso sia obbligatoria, no Ale? Ma obbligatoria perché dici? Perché col 4-2 non... Per la sostituzione? Per la... Sì, soprattutto per la sostituzione, ma anche per... perché non trovava spazi contro il 4-2-3-1. Ha dovuto per forza mettersi direi a specchio. Sì, che... Qua Stefano Pina se la sente un po' calda, come si dice a Roma. Si mette a fare elastico e controelastico. Che minuto sei, Fabio? Sì. Io sto al 60. Come... Ah, Henry solo davanti al portiere. Qua, se lo mangia. Mamma mia. Va bene. Allora qua vediamo ancora Stefano Pina in gestione del possesso palla, che trova anche un po' di skill sulla faccia con Bale. Qua forse 64-30. Adesso c'ha palla Gullit a centrocampo a 65. Ronaldo e Blanco. Ci sei, Fabio? 65-48. Sì, ci siamo, ci siamo. Qua dicevo, Stefano Pina, sicuro del vantaggio, sta giocando anche un po' più rilassato, mi sembra. Direi. Però non ci vuole niente a riguardo. Sì, come abbiamo visto, mamma mia. Come hai visto mamma ieri. Mia. Un'azione bellissima, veramente. Però, dicevo, è anche dovuta magari dalla tranquillità del vantaggio, tutti questi scambi di prima, tocchi in area, senza forzare la giocata, soprattutto. No. Vabbè, tranquillo del risultato. Ah, e l'arbitro un po' in mezzo. Qua vediamo un attimo questo stesso palla, pure gradevole da vedere, che ci fa vedere le sue qualità di pro. Vabbè, non sbaglio niente, perché i giocatori comunque costano 2 milioni l'uno, se non 4 come Gullit. Però
Come dicevo, il vantaggio di due gol, gioca molto meglio. Molto forti. Fa bellissima palla per Gullit con un passaggio teso basso, che però viene fermato sempre prontamente da Blanco. Non so, Fabio, se hai provato qualche... Blanco da una parte e dall'altra. Fabio, se hai provato qualche leggenda in difesa? Tu? Noi abbiamo notato che Blanco... Noi abbiamo notato che Blanc è quello più forte, sì. Almeno a vedersi. E penso che il difensore sia più... Vabbè, tra i due mi sa... Tra i due è meglio Blanc, quindi anche secondo te. Sì, perché ho notato ci stanno due versioni di Blanc, quella difensore e quella centrocampista, e sono completamente diverse tra loro. Avete notato? Cioè, il centrocampista è molto offensivo, il difensore è un difensore completo. Molto strana questa cosa. Io non mi ricordo di aver visto giocare Blanc centrocampista, però... Potrebbe giocare da COC, tu dici, praticamente. Sì, 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 sì. Anche in Grand League io l'ho incontrato Blanc come COC. Come c'era? Sì, sì. È anche molto veloce perché penso abbia una buona accelerazione. Anzi, ora cerco la carta e se riesco ve la mostro anche nel video. Come? Trequartista è quello 85, a velocità 83, accelerazione 85. Ma sì, sì. Beh, lo può fare il trequartista. Tiro 82, di cui 80 da fuori. Però finalizzazione, no. Finalizzazione 86. Quindi sì, un ottimo giocatore. Un ottimo COC potrebbe essere. Sì, sì, sì. Più che centrocampista io lo metterei COC, uno con quelle caratteristiche. Certo, poco passaggio perché 75. Però un centrocampista, sì, inserimento, sì, diciamo. Bellissimo, sì. Guardiamo, la partita sta finendo qua, 4-2 al 90esimo. Ormai vittoria in tasca per Stefano Pinna. Però l'inglese ci prova fino alla fine. Beh, oggi fino alla fine ormai. Diciamo che sul 4-2 è finita. Sì, non c'è più stata. All'85esimo è finita. All'85esimo possiamo dire che è finita. Sì, sì, è vero. Vediamo le statistiche, alla fine una netta superiorità di Stefano Pinna. 7 tiri a 5, possesso palla largamente controllato. Non abbiamo più visto su... Sì, equilibrata, però ha vinto il più forte, e anche nettamente più forte è sembrato in questa partita. Sì. No, addirittura non ha fatto neanche una sostituzione, quindi... Vittoria proprio... No, nemmeno una, tranquilla. Non ha avuto necessità di far entrare. Che sembrerebbe anche equilibrata, però... Noi non ci è sembrata. Secondo me ha più qualità. Si è visto che Stefano ha più qualità. Comunque sempre in top 100 ogni settimana non penso sia per una... Non penso sia un caso, dico. No. Vabbè, torniamo alla schermata iniziale. Allora, vediamo un attimo i risultati di Stefano Pinna questa settimana. Allora, ha vinto questa 4-2. Magari facciamo vedere pure il mensile. Ah, giusto, sì. Qua tutte vittorie però con molti gol. Abbiamo visto 4-2, 5-4, 6-4, 4-3, 4-2. Sì, poi ha perso una partita 3-2 con 5 tiri a 14 contro un ragazzo che ha fatto 31. Poi 4-2. Qua c'è una partita forse abbastanza interessante, 3-1 con 5 tiri a 2 contro un ragazzo che ha fatto anche lui fuori classe 3, 31 poi vittorie. Stavo... Eccola, sì, The Warriors. Questo che poi già l'ho visto, ora andremo a rivedere pure i video precedenti, ma mi sembra... È un ammazza pro questo The Legends, ho visto, cioè, ha già battuto qualche pro. Poi andremo a vedere. Sì, poi andremo a ricontrollare. Comunque ha vinto 4-2 anche
con un italiano con lo stemma della Roma, presumo sia italiano, Alberto Marte 95. Sembra ha di fatto sì. 24 su 34, non so se hai visto la partita, si chiama no. Alberto Marte 95. Ah, eccolo. Facciamo in bocca al lupo ad Alberto, magari riesce a fare 6 vittorie nelle ultime 6, o anche solo 5 per fare fuori classe, tanto ambita. Facciamogli in bocca al lupo. In bocca al lupo. Portiamo fortuna pure a lui magari. Con Giovi ha funzionato, ne ha vinte 28 di fila quante ne ha fatte. Andiamo a vedere un attimo qui la top 100 mensile, come si è classificato Stefano Pinna. Cioè meglio, com'è classificato al momento? E com'era magari scorso. O anche la settimana scorsa, non lo trovo. Eccolo, Stefano Pinna è 57esimo al mondo, quindi 34 ha fatto la settimana scorsa. Non benissimo per un pro. Ma il mese scorso invece 27esimo. Vai a vedere. Un ottimo 190 vittorie su 200. Quindi un giocatore pazzesco. Impressionante. 27esimo al mondo. E ringrazio Fabio per la collaborazione, è stato una preziosa new entry. E il solito insostituibile Alessandro Ale. Alessandro è un'altra seriale. Sarò sempre qui al tuo fianco. Come allora, Caressa e Bergomi. Ti aspetto domani. Ok, per me è sempre un piacere. Ok. Ci siamo divertiti. Anche oggi, bellissima partita. Ci vediamo domani. Ciao. Con il video. Ciao ciao. Ciao ciao.